e sono un sostenitore di Mediterranea insieme a tanti altri, a Veronesi, a Stancanelli, a Giuseppe Genna, che in tutta Italia hanno aderito a Mediterranea. Il freddo che sentite addosso voi oggi coperti è il freddo che stanno sentendo queste persone e ben oltre. Noi abbiamo la possibilità di riscaldarci e di andare in una casa, come le ambulanze oggi hanno la possibilità, quando c'è un ferito, di arrivare dentro un ospedale ed essere accolti. Lì c'è un'ambulanza che sta girando nel mare e non viene accolta in nessun pronto soccorso. Questo non è un diritto, ma è qualcosa che ha a che fare con la tortura, non è un tema politico. È un tema di anime, è un tema spirituale, è un tema sovrumano. Bologna, che ha via del porto, dovrebbe capire e sentire particolarmente, già lo fate e lo fate sentire. La proposta che voglio fare io da domani è questa: un presidio. Stiamo chiedendolo al comune e alla prefettura, un presidio dove ci si possa stare fino a quando le persone non vengono liberate da quella nave. Ogni persona potrà venire, cittadino, scrittore, direttore, preside di facoltà, industriale, venire a farsi 2 ore sedute in questo presidio. Copriremo le ore che bastano per far sì che questa nave venga messa in porto. All'attracco, il grido è all'attracco. Noi diciamo sempre di togliere i muri, i muri vanno stesi e vanno fatti dei ponti. Vogliamo un'altra 18, è la seconda nave che ha questa storia. Aspettiamo l'altro morto, un altro morto. Quale morto aspettiamo? Quale bambino aspettiamo che non ce l'ha fatta lì? Albinati, uno scrittore di grande successo che io stimo molto, fece una provocazione molto forte tempo fa in un articolo e disse: mi auguro che muoia qualcuno nella 18. Questo fu letto in maniera devastante e lo posso capire, ma che cosa si deve aspettare per far sì che l'Europa siamo noi, per far sì che il porto, il mare abbiano a che fare con tutte le città italiane? Sempre il morto, sempre il dramma, che cosa si deve fare? Zanotelli lo ha già spiegato, lo stanno spiegando tutti, l'incostituzionalità della tortura continua e costante. Eravamo qui un poco tempo fa per la dichiarazione dei diritti umani, 70° della dichiarazione dei diritti umani. Quali diritti umani? Sono 39 persone, possono essere sparse in Italia, in Europa, in Germania. Allora chiediamo anche al nostro governo interiore di poter sentire sulla pelle, da domani o domani l'altro, quando ce lo permetteranno, di stare in questo presidio seduti al freddo 2 ore ognuno, una staffetta, per sentire cosa significa avere addosso anche questo freddo, avere addosso questo silenzio. Io credo sia importante pontificare, fare ponti. La Chiesa ce l'ha chiesto, la CEI però non ha ancora fatto nulla per dire no, non ci stiamo. Certa Chiesa ha bisogno di aprire le diocesi e lo faccia ovunque e dappertutto, continuamente. È una questione a che fare con l'università, con lo studio. Che cosa è il ministero che deve perseguire questa legge? È il Ministero degli Interni, quello della Giustizia? È il Ministero della Salute? È il Ministero dell'Istruzione? Hanno a che fare con tutto questo quelle persone su questa nave. E io ringrazio Mediterranea per quello che sta facendo. È necessario in questo momento metterci il corpo. Alice, Francesca ce l'hanno messo sulla nave. Proviamo a mettercelo anche noi 2 ore al giorno. Io mi rivolgo questo appello alla cittadinanza bolognese, ai suoi artisti, ai suoi cantanti, ai suoi industriali, ai suoi universitari, di coprire queste ore di attesa, perché ci vogliono dei metri, pochi metri, per farli scendere. Non è stato ancora costruito questo ponte, si vede la terra, terra, questa frase, terra, terra, hanno visto la terra ma non arrivano. Pensate a questa ambulanza che gira con vostro figlio e non viene salvata, è già lì. Ma non può entrare in un ospedale, è simbolico. E io credo che questo non abbia a che fare solo con la politica. Poi la disobbedienza non mi piace, ma è stato detto anche un'obiezione umanitaria. Noi dobbiamo fare obiezione umanitaria, questo è quello che dobbiamo fare. E ognuno di noi la può fare, ogni sindaco, noi siamo sindaci di noi stessi, noi siamo il comune, noi siamo la regione.
E quindi ci vuole questo tipo di coraggio. La consulta, la Costituzione daranno le risposte. Intanto noi facciamoci le domande. Grazie, grazie, grazie.